Molti si aspettano che la nuova Ferrari che state per vedere sarà la più emozionante di tutte, anche perché è l'erede di modelli come la 360 Challenge, la 430 Scuderia e la 458 Speciale. E già dal nome è tutto un programma. Allora, ecco a voi la nuova Ferrari 488 pista. Ed eccola qui la versione più potente, più leggera e anche più tecnologica della 488, quindi della 8 cilindri del cavallino rampante. Direi di iniziare dalle prestazioni. 720 cavalli dal motore 3009 V8 biturbo, quindi 50 cavalli in più rispetto al modello di provenienza. A 8000 giri con 770 Nm di coppia, 0-100 in 2,83 secondi, 0-200 in 7,6 secondi se non ricordo male, una velocità massima di 340 all'ora con un peso inferiore ai 1300 kg, 1280 per la precisione, con i cerchi in carbonio che sono optional, vi farò vedere più avanti, e una ricerca aerodinamica veramente impressionante e che rende la vista dal vivo di questa supercar veramente speciale. Cominciamo a farvela vedere qui dal posteriore, vedete ci sono proprio dei canali scavati in più rispetto alla versione di serie che vi farò notare dopo, per dare in totale circa il 20% in più di downforce, quindi di deportanza, grazie anche a una riprogettazione del fondo. Ma la parte più interessante sia a livello estetico che tecnico, guardatela qui, è il frontale. Qui si vede che c'è proprio un travaso dell'esperienza, della conoscenza tecnica che Ferrari sviluppa nelle competizioni sia di Formula 1 ma anche, parlando proprio della 488, dei campionati Endurance con la 488 Challenge e GTE. E poi c'è tutto un discorso ovviamente legato all'alleggerimento anche per quel che riguarda il carbonio, ma intanto visto che hanno aperto il portellone in vetro del motore ve lo faccio anche vedere dentro, magari lo facciamo notare dopo. Laggiù ci sono, vedete, le porte in carbonio. Proverò a passare a un altro esemplare giusto per farvi vedere le differenze anche di finiture interne, ma soprattutto, come vi dicevo prima, dei cerchi in lega che possono essere, eccola qui in questa variante grigia con bande blu, possono essere in fibra di carbonio. Adesso avvicinandomi la telecamera dovrebbe, ecco, esporre meglio. Guardate che meraviglia anche estetica questa nuova costruzione per Ferrari. E all'interno c'è un altro collega che sta facendo un video, volevo farvi vedere, ecco qui, vedete? Fibra di carbonio come se piovesse anche all'interno, ovviamente per alleggerire tutta la struttura, tutto l'abitacolo, sedili a guscio, manco a dirlo, sportivi. E oltre alla meccanica e all'aerodinamica c'è stato anche un miglioramento ovviamente in un altro campo in cui Ferrari, sia gli ingegneri che i collaboratori, sono ormai leader negli anni, che è la gestione elettronica delle prestazioni con la sesta generazione del controllo di stabilità evoluto chiamato Side Slip Angle, che è quello in sostanza che vi permette di gestire le derapate di potenza senza disattivare completamente tutti i controlli, e quindi potendovi godere veramente alla grande le prestazioni pazzesche di questa macchina. Qui guardate anche lo spaccato del vuoto della 488 pista, e se avete una buona memoria vedete le differenze con il modello, diciamo, della 488 normale. Vedete che è molto meno estremo come trattamento aerodinamico della carrozzeria, soprattutto nella zona anteriore, ma anche nel posteriore. Vedete, sono molti meno elementi funzionali di aerodinamica. E allora, prima di chiudere, visto che ci sono comunque tante persone che hanno un po' forse rovinato la vista di quella che per molti è la regina di questo Salone di Ginevra 2018, vi faccio ridare un'occhiata sia all'esemplare grigio con cerchi in fibra di carbonio che alla più classica rosso Ferrari.